Eccoci, amici, siamo tornati. Io sono Papi. E Samuel. Cosa faremo questa volta? Giocheremo ad Ask in 2. Ask in 2, guardate, ci creiamo. Eravamo tutti quanti. Questa è la nostra famiglia. Sì. Ora purtroppo non siamo più tutti quanti come saremo. Purtroppo con la L? Sì. L'ultimo giorno. Il giorno dopo sta scritto The day after. The day after, il giorno dopo. Sì. Comunque. Oh. Hi Jay, are you coming to play? The boys are in the secret lair. Sure is silly. Well, you know what? Non so se adesso lo mangio, no? La frizza. Va a congelare la frizza. Devo fare un sacco di obiettivi. Ha scritto un'altra volta la parolaccia. Non si fa. Ha scritto bastard. No, non si fa. Coperta. Con la coperta noi scenderemo dal balcone. E ci nasconderemo. Non posso nasconderti. Ma hai visto un altro fantasma? Sì. Però già me lo finiamo. Lo sai che c'è Gabby che ha fatto Ice Cream 3 e dato che è stato preso 3 volte gli ha dovuto rifare tutto da capo dopo, lo sai? Pensa a noi che non ci può prendere neanche una volta. Il problema è nel 3 che c'è il coccodrillo. Il coccodrillo come fa? Ti pareva che non era qualcosa che ci serviva a noi? Ti pareva? Ti pareva? Però quasi il profumo che ci serve. Poi nei comandi ci sono anche dei peluche che non ci servono. Quindi se non è qua, dovrebbe stare in questo sportello della macchina. Perché io senti? Miau, gatto. Eccolo qua nel Way Ark. A cosa serve? Serve per togliere degli screw. Comunque qua abbiamo preso tutto quello che ci serviva. Ora noi. Jay, help me out of here, please! Andiamo al circo. Circus. What will the ice cream maker want from me? Poi andiamo qua. Prendiamo il cat food. Cat food. Io lo chiamo cat food perché fa ridere. Ma perché si chiama cat food? Eccolo qua, il cat food. No, mangiare per il gatto. Sì. Cibo per gatto. Il coso, ricordiamoci che sta qua. Che quello là ci serve per fare una caduta e rompere un coso. Mi ricordo quando si scivola giù dal filo. Ma sono andato a fare quella parte! Ma lo sono tutto scemo. Sì, io direi sì. Comunque dobbiamo controllare in tutti i cavolo di cose. Speriamo che sia qua, speriamo che sia qua, speriamo che sia qua. Che ci abbiamo il profumo. Era qua! Te pareva! Ora possiamo aprire la porta. Prima ci serve. Buffon. Ci serve il profumo da dargli a questo. Sentiamo cosa dice Charlie. Billy. Questo qua è Charlie. Beh, ma noi lo chiamiamo Billy. Billy Charlie. Sì. Welcome to the secret lair. I am the king. Questo è un posto di sicurezza. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure, I could do something with this. L'abbiamo convinto, dandogli il profumo per Liz. Che Liz è questa qua in gabbia. Jay, help me out of here. Guarda, lo dice anche di aiutarci, per favore. Dobbiamo liberarla. Sì, dobbiamo liberarla, anche da tutti gli obiettivi. Lui se entra, sto coso se entra qui dentro, lo sparano. Vedi questo qua che c'ha le palle? Da basket, da tennis. Ma magari se ce l'avesse di calcio che gli facesse malissimo. Troppo non può. Ehi,
Qua si può nascondere anche dentro il frigo. Guarda. Però qua finisce che ti congeli. Lasciamo il frigo aperto. Scherzavo, chiuso. C'era qualcosa in quel cestino? Cosa c'era in quel cestino? Non c'è niente. Niente, eh? Forse dicevi nel frigo. No, sembra che usciva un pulsante, pensavo ci fosse qualcosa. No, forse sono... Guarda, che tipo... Guarda, ci sono dei luci quando le cose devono prendere. Questo forse hai visto questo. Forse sì. Benissimo. Sono delle fogne. Sì. Ci sono pure i topi qui? No. Fa un po' schifo se ci sono i topi, eh? No, non ci sono i topi, non ti preoccupare. Sono passati di nuovo. Qua ci serve il coso che abbiamo trovato al cinema per togliere sti screw. Guarda, Alan Weak. Vabbè, non te lo siamo stato appresso. Eh no, perché potevamo prendere solo una cosa, prendevamo... O prendevamo il coso per scivolare, oppure prendevamo l'altro coso. Però adesso è aperta la porta dall'interno, sì. Quindi possiamo tornarci direttamente. Perché ti pensavi che eravamo chiusi là? No, pensavo che poi non sapevo dove uscire. Uscivano dalla porta, da questa porta. What will the ice cream maker want from me? Devi stare un po' zitta. Hai bisogno del coso per scivolare, scusami. Sì, e prendiamo un coso che dobbiamo far esplodere. Sto coso che hai visto che lo bloccano gli screw, questo qua dobbiamo far esplodere, capito? Esplodere. Sì. È uno smash gas container. Guarda quanto è pesante sto coso. Che non ci serve più, quindi lo rimaniamo qua. Questo coso pesante, io dico di sbrigarci. Qua dovrebbe venire, vedi che sta venendo il sozzo. Comunque poi dobbiamo andare alla stalla. Guarda, senti anche la musica dalla finestra. Senti. Una volta io pensavo che c'è... Che in quegli cassetti là, qui dentro c'era qualcosa, non c'era un bel niente. C'era solo il coso che non so come si chiama. Credo, non lo so come si chiama. Comunque dobbiamo andare qui dentro. Sicuramente avrà sentito, lo sapete. Quindi vuol dire che le pinze sono qua. Lo sai a che servono le pinze, eh? A tagliare il filo della corrente. Sì. Su quell'altro gioco, su Mr. Meat, su un altro. Comunque qua ci serve per tagliare questo. Comunque la dovete tagliare. Per prendere le candele. Poi... What will the ice cream maker want from me? Ma non mi dire! Dai! Ci siamo dimenticati nel maledetto circo il cibo del gatto. Ora chi lo sa dove cavolo sta quel cibo. Ed è una cosa molto importante. Sono vicino a quel bidone. Vicino al bidone della spazzatura, l'ho buttato. No, non stava qui, non c'è un bidone della spazzatura. Non c'è il bidone della spazzatura. Quando uscivi dalla stanza c'era un bidone. Perché hai buttato quello che su qualche altra cosa. Ma che stai vedendo? Non ci sta qua. Qua non c'è. Ma non perdere tempo, ti sto dicendo, l'hai buttato vicino al bidone della spazzatura. Non c'è il bidone della spazzatura. E scendi giù e cerca un bidone. Ah sì, era quello là dove abbiamo trovato la carta, io prima. Esatto. Là potevamo prenderlo prima, che scemo. Eccolo qua, sta qua intorno. Eccolo qua, il cat food. Te l'ho detto io. Ora dobbiamo andare al cimitero. Jay, help me out of here. Poi, prima di tutto, al posto di prendere il cibo del gatto,
Dobbiamo prima prendere le candele. Dobbiamo metterlo dove sta il morto. Che sarebbe? Sì, il stappino di morto. Sì, il padre di Ice Cream. Father, you were my only family. I never met my mother. Guarda, c'è Buffy, ma qua non ci ha rotto. You and I were a great team. Lui è morto. E nel diario di Rod che abbiamo scoperto nell'Ice Cream 1, cioè parlava proprio del suo papà. Lui si chiede un Avenger per fare un ingrediente segreto del suo padre. Cioè questo. Now I'm older. No, è quasi finito. I take good care of my affairs. Everyone has what they deserve over time. Qua si è spaccato, vedi? Qua che si è spaccato ed è morto. E Ice Cream si è tolto tutto. Comunque aspettiamo che lui va. Nel frattempo che lui va, cioè Ice Cream andiamo a mettere il cibo del gatto qua. Eccolo qua il gatto. Lo vedi? Eccolo qua. Mettiamo le candele. No. Dobbiamo assolutamente trovarlo. Aspettiamo che sentiamo il rumore. What will the ice cream maker want from me? C'è lui, deve andare ad accendere la candela. Sì, così da un'altra cosa che dobbiamo esplodere. Dove sta lui? Scusa, non ci sono altre candele accese? No, eccolo là. Stiamo zitti saltando. Vedetela. Ora riaccendiamo queste candele. E noi su quel fuoco faremo esplodere la bomba. Guarda, lui lo sta accendendo l'accesa. Ci ha dato gli accendini. Il gatto. Oh. Ci sei quel gatto? Lo vedi? Ora l'ho capito che c'è quel gatto. Jay, help me out of here, please! Cosa, droppiamolo qua e andiamo al cinema. Sì, l'ho visto entrare nel camion, eccolo qua. Fuori se lo prendiamo. Vieni, eccolo qua il gattino. E lui non sa scavalcare qua. Ora entra in casa. Dobbiamo usarlo per prendere questo. Guarda, non ce lo fa prendere. Si è addormentato. Eccolo qua. Perché ha visto Rod, ecco perché ha squillato il gatto. Comunque ora possiamo fare esplodere il coso al cimitero. Sì, perché abbiamo tutto. Abbiamo vinto il gioco. Cioè, prima che l'Ice Cream 2 che Ice Cream 1. Guardate, abbiamo messo 13 minuti. In Ice Cream 1 ci abbiamo messo 18. Io ho piazzato una cosa. Ora il fungo che ci ha dato il bambino. Che poi questo non è un fungo. Guarda, Dork Knob. Quindi dovrebbe essere la maniglia di un cassetto, di una porta. Mettiamolo nel piatto. Che ci serve dopo, però che serve comunque nell'esplosione. Poi Jay, help me out of here, prendiamo il gatto. Questa è una bomba orologeria, quindi questo qua fa l'orologio, vedi? Così tu quando lo premi ce lo dici, mi imposto un certo tempo e dopo questo tempo scoppia. Sì. Poi mettiamo gli accendini qua. Ma l'hai attivato? Sì, l'ho attivato, dobbiamo far scoppiare sto coso rotto. Bam! Cavolo! E ora ci serve il Dork Knob. Qua c'è un armadietto. Credo che serva per nascondere perché è inutile. Ma si può vedere attraverso. Ma servirà sicuramente per nascondersi. No, ma si potrà vedere attraverso. Non fa vedere però comunque per nascondersi. Comunque qua non ci va a aprire, guarda, serve il doorknob. Oh,
abbiamo aperto per un'altra volta le chiavi della gabbia. Questo possiamo far scappare la ragazza. Sì, possiamo liberare Liz. Però qua dobbiamo tornare al neighborhood, vedete? Guarda, non ce lo va a aprire. Anche se chiudiamo, non ci vuole, perché dobbiamo tornare al neighborhood per aprire la gabbia. L'abbiamo liberata. Vittoria! Ragazzi, abbiamo fatto vedere come si risolve. Ma è scema. Ci ha detto: non posso saltare, se no mi farò male. Ma non è vero che ti fai male. Si sente come sta bene, cioè. Dai, è rimasta nel campo. Quindi è la sorella di questo qua. Il profumo. Gli ha scritto un biglietto, gli ha detto ti amo. Lui è bene, sì, no. È caduto nel tombino. Va bene, ragazzi. Un altro oggetto di Rod. Latte qui. Con le uova. Mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale. E qua il canale va così. Sempre 096. Metteteci un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Papi. Ciao a tutti. Ciao.